Ok, dovremmo essere in onda. Sì, siamo in onda. Bene, benvenuti, bentornati a Lettura alla finestra, anzi direi Calisperolò, presto capirete che cosa vuol dire. Sono molto contento di avere ancora una volta degli ospiti. Come dire, belli e interessanti che sicuramente vi faranno incuriosire molto, come del resto anche spero lo sia stato per le altre puntate, in cui c'è stata, abbiamo fatto la puntata sul primo maggio, Pontano Avanzato e Buttitta, poi abbiamo raccontato della Calabria bizantina con il professor Cuteri. Sabato scorso abbiamo viaggiato attraverso i romanzi di Domenico Dara, ho fatto una bella chiacchierata con lui e questa sera abbiamo l'ospite sì, abbiamo l'onore di avere con noi dei ragazzi, degli amici più che altro, che già abbiamo avuto come ospiti nella rassegna la scorsa estate a San Vito, nella terza edizione di Suonati Vicino. E tra l'altro, in loro compagnia c'era anche come dire, un ospite d'onore che era Gioacchino Priaco, che cogliamo l'occasione per salutare, in cui abbiamo anche un po' giocato con il greco di Calabria, sì, perché questo è il tema di questa sera. Parleremo di greco, ma anche in greco, e leggeremo ovviamente delle letture, delle poesie in greco. Visto che siamo a Lettura alla finestra, e dicevo, abbiamo giocato quest'estate un po' soprattutto con i cognomi, perché potete immaginare, anche intuire, molti nomi, cognomi calabresi, ma anche toponimi o anche molte parole del nostro dialetto calabrese, hanno origine greca in qualche modo, no? E quindi hanno un loro significato interno, profondo, ed è anche curioso e bello scoprirlo. E lo faremo anche stasera. E allora introduco subito i nostri ospiti, e sono allora Maria Luisa, eccola qua, poi Calispero. abbiamo Paolo Serafino e Eleonora Calispera. Petrulli. Calisperolo. Calispera. Ciao ragazzi, benvenuti a Calispera. Lettura alla finestra. Grazie a te, Francesco, per averci. Dicevo in anteprima che appunto con Eleonora, soprattutto visto che c'era anche lei, abbiamo già, come dire, imparato un po' ad ascoltare il suono di questa lingua, di questo dialetto, non so come definirlo tecnicamente, però questo suono abbiamo già imparato un po' la scorsa estate ad ascoltare, no? E proviamo anche stasera a giocarci un po', perché no, giocare è il modo migliore per imparare e come dire, fomentare un po' la curiosità di chi ci sta seguendo, ascoltando, vedendo. E intanto, vabbè, grazie per essere con noi. So che, insomma, volevo dire anche a chi ci segue che non c'è, come dire, l'associazione di Allo2Vuo che stasera rappresentate. E il progetto Totomà di Greco è un bel gruppo di ragazzi, ma non solo ragazzi. Ma magari adesso Leonora ci spiegherà un po' che cos'è Totomà di Greco e l'associazione di Allo2Vuo. Sì, in realtà Todomà di greco, in greco vuol dire la settimana greca, quindi si riferisce alla scuola estiva che c'è da ormai 5-6 anni. Però Todomà di greco nasce da Iallotuva, che è l'associazione che c'è ormai sul territorio della grecanico, chiamiamolo così, del greco di Calabria. Ormai da parecchi decenni. E grazie al lavoro che hanno fatto loro per tanti, tanti anni che noi oggi possiamo parlare greco tra di noi e possiamo fare questa scuola estiva. E, mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo benissimo. Ogni tanto l'immagine si blocca, però l'importante è ascoltarti. Vabbè. Esatto, l'importante è la voce, l'importante è parlare, come il greco di Calabria. Esatto. E sì, in realtà siamo, diciamo che siamo appunto, siamo dei ragazzi, siamo degli amici che da quando è iniziata la settimana greca abbiamo preso a cuore la questione greco di Calabria per le più svariate motivazioni. Ognuno lo fa seguendo anche la propria storia, secondo la propria esperienza, abbiamo anche background molto diversi. Io non sono una linguista, non sono un'antropologa, io sono una fisioterapista appassionata di studi di genere e femminismo. Però è il legame con la Calabria ed è quello che rappresenta il greco per me come legame anche intergenerazionale. E penso che anche Maria Luisa e Paolo abbiano storie diverse e motivi diversi, per cui questa lingua per noi rappresenta veramente qualcosa di molto molto importante, che va oltre la nostra professionalità, oltre i nostri studi, ed è una motivazione così, così forte che ci porta anche a perderci le notti e a lavorarci anche una volta che torniamo a casa dal nostro lavoro, dai nostri studi personali. Esatto. Certo che come dire, è un po' come, come dire, prendere a braccetto con amorevolezza un qualcosa che sarebbe andato inevitabilmente senza, sicuramente senza la vostra azione, verso l'oblio, no? Ovvero, chi mi vuole rispondere per parlare di questo argomento qui? Dai, rispondo io. Appunto, come diceva Eleonora, imparare una lingua come il greco, che tutto il mondo considera come una lingua ormai così accantonata, secondo me è appunto un atto rivoluzionario. Cioè, ad esempio, io parlo, in realtà studio lettere classiche, quindi sono proprio nel proprio casco a pennello. Però il motivo per cui mi ci sono avvicinata è totalmente, diciamo, a parte dalla, o comunque non troppo legato alla carriera. Secondo me, imparare il greco è una ricerca anche identitaria, non so come spiegare. Il greco è una lingua che si parla più dallo stomaco, da una parte che sta proprio dentro la pancia, si parla con l'emozione, non solo con la testa. E appunto io perlomeno mi ci sono avvicinata per questo. Io avevo ad esempio mio nonno che lo parlava, non perché fosse un greco, ma anche lui l'aveva imparato per passione. E lui era un po' così, un uomo di mondo, gli piaceva imparare lingue diverse, ha girato molto. E lui aveva imparato il greco, con molti parenti, diciamo, vicini alla mia, molti amici di famiglia parlavano il greco. E io quando ero piccola li sentivo parlare greco, ma non mi è stata mai data la possibilità, in sostanza, di parlare questa lingua perché era una lingua bandita. E quindi c'era proprio un rifiuto anche a sentirsi, cioè una vergogna nel sentirsi, appunto, cioè nell'essere ascoltati mentre si parlava questa lingua. E quindi dal momento in cui mi si è presentata l'occasione di fare questo domani, che ho trovato per caso sui social, ho colto l'occasione e mi ci sono lanciata, trovando tra l'altro persone a braccia aperte perché è un ambiente davvero molto molto accogliente e pieno di persone assolutamente belle, secondo me. Un ambiente molto misto, ci sono persone da un sacco di parti dell'Italia e anche d'Europa, del mondo. Ad esempio è venuta gente da Madrid, tantissima gente dalla Grecia, e da tutte le parti d'Italia. Anche un modo per raccogliere, diciamo, chi vive tutto il tempo fuori ed estate torna per un po' di settimane, qualche mese. Beh, intanto vi dico che leggo un po' di commenti, sono saluti un po' da... Allora c'è Leonore e Maria Grazia che sono le nostre mitiche libraie della libreria Non ci resta che leggere il Soverato con la quale sono andati vicino, sta organizzando questa serie di letture, questa rassegna online che saluto anch'io. Poi c'è mio amico Nino Greco, greco di cognome, di nome.
però anche lui è molto appassionato sicuramente di questi argomenti. E poi ci seguono anche da Carpatos. Ecco, c'è Minas Ioannis, non so se è una vostra amica conoscente, e poi Giuseppe Gervasi, che ringrazio, che ci sta seguendo sempre, è un altro degli scrittori che abbiamo avuto come ospite qualche settimana fa. E poi c'è un commento di Leonora che dice, vediamo cosa dice, ho ancora il bigliettino preso quest'estate dai ragazzi a San Vito durante sono andato vicino. A me è capitata la parola angaliazo, abbracciare, la conservo nel mio portafoglio. Leonora, vuoi spiegare questa cosa qui, Ti questo mangio. gioco? Leonora? Mi senti, Leonora? Ah, non vi sento bene, scusate. Vabbè, lo spiego io. Allora, intanto Così, forse c'è così. qualche problema di connessione o Ripeti la domanda. ritardo. No, se volevi ri spiegare, ricordare il gioco che abbiamo fatto delle parole Sì. in greco la scorsa estate, che citava Leonora. Allora, tutto è nato in realtà da Freedom Pentimalli, il nostro Freedom Pentimalli che Salutiamo. fa attualmente, che non è potuto essere qua perché sta facendo lezioni di greco di Calabria. E lui ha iniziato a fare questa rubrica nella nostra pagina Facebook che si chiama Una parola al giorno, è nel logo Tinimera. E per ogni parola, appunto, in greco era associato anche un pensiero, tra l'altro pensieri molto belli, devo dire che Freedom scrive molto bene. E abbiamo voluto riproporre questa rubrica durante l'intervento che abbiamo fatto a Suonati Vicino, e alla fine dell'intervento abbiamo donato una parola in greco a ciascuno, senza neanche scrivere il significato, così come suggestione. Per portarsi a casa un pezzettino di greco, un po' come diceva il Papa, portate il mio braccio ai vostri bambini, noi portiamo il greco nelle case, di chi pensava che il greco non esiste più. Sì, poi ricordo che un'altra cosa divertente è appunto giocando con alcune parole in greco. A un certo punto stavate facendo un elenco di cognomi sanvitesi che erano di evidente origine greca, e a un certo punto avete detto folea, no? Folea, e avete scoperto lì sul momento che era praticamente un soprannome, un'angiuria sanvitese, no? Di una famiglia. E quindi è stato un momento molto divertente. Quindi è cioè, bello di giocare con le parole e con il loro significato, no? Va Eh bene, sì, la faccio cosa una. bella del Sì. greco è che penso che sia una cosa che ci unisce, ci avvicina tutti al greco, è il fatto che sia molto molto presente nelle nostre varietà romanze, in quello che viene chiamato dialetto. E quindi anche tante parole che diciamo del dialetto noi non lo sappiamo, ma in realtà sono greche, tra cui folea. Da noi almeno a Bova, poi non so negli altri paesi, però penso nell'area di Reggio, folea vuol dire nido. Nido. E allora si dice follia. Perfetto, quindi per noi dire folea e dire nido è la stessa cosa. Sì, in realtà Così scandito come ci tantissime altre parole. Ad essendo esempio, sì. No, sì. dico essendo catanzaresi diciamo Sì. follia, quindi la F è aspirata, però siamo lì, insomma. Bellissimo. Vabbè, io ad esempio mi sono, diciamo, scusami, ho scoperto della presenza più o meno greca. Perché un giorno stavo studiando greco, io ho fatto il classico, stavo studiando greco e c'era mia nonna che stava impastando lo stomatico. A me questa parola suonava molto greca, il suffisso tikos, ikos, molto greco. Allora ero col dizionario, faccio, vabbè, sfogliamo, cerchiamo un po'. Stomatikos significa buono per la bocca. Io da lì è stato tutto in discesa perché proprio è stato proprio rivelatore. Ed è vero, moltissime parole, anche spesso parole del dialetto molto antiche e dimenticate, se pronunciate, diciamo, vengono riesumate dalle menti dei parlanti. Ad esempio, l'altro giorno, sempre a mia madre, ho pronunciato il termine stracozza, in greco di Calabria significa, tartaruga. E mia madre dice, stracozza lo diciamo pure noi, cioè lo dicevano gli antichi, diceva, perché noi non lo diciamo più di tanto, si dice per una persona che è un po'.
come dire, un po' incurvata, si dice così, un po' Sì. curva, un po'. Ok, E questo termine lei l'aveva totalmente dimenticato perché anche i parlanti di dialetto molti termini secondo me li dimenticano, appunto, soprattutto certo. termini antichi. Lo faccio parlare un po' te, ti faccio una domanda, ma al di là del divertimento, cioè la vostra azione è molto seria, cioè quello che fate voi è molto serio, anche il fatto che diceva prima Luisa che questa azione è diretta non solo a chi direttamente potrebbe recuperare il proprio dialetto, la propria lingua, il proprio suono e quindi la propria radice, la propria anima, ma anche ad altre persone che vengono da fuori, che magari non hanno, come dire, una pertinenza, no, col greco di Calabria. Certo, beh, direi che la cosa è interessante soprattutto dal punto di vista degli, come dire, immigrati di seconda generazione che ritornano e cercano di riappropriarsi di un pezzo della loro identità culturale che in qualche modo avevano perso per strada. Penso a Maria Luisa, che magari è una di queste. Sì, cioè probabilmente il nostro primo obiettivo è quello di sensibilizzare più che altro, è più rivolto ai calabresi che vivono nell'area grecanica, comunque nel Regino, perché questa è una lingua che, come sapete, è fortemente a rischio di estinzione. Quindi l'idea che ha fatto nascere il Toddoma di Greco è quella di cercare di aumentare il numero di parlanti il più possibile, perché una lingua. Il glossa zii plategonda, la lingua vive parlandola, quindi c'è bisogno che queste parole vengano pronunciate da gente. Quindi, e tra l'altro, questa è una battaglia che noi abbiamo già ereditato come vinta, che è quella di togliere lo stigma, perché purtroppo per molto tempo questa lingua è stata stigmatizzata come la lingua delle classi sociali più arretrate, perché era rimasta soltanto la lingua parlata dai pastori. Quindi questa è una battaglia che quella del recupero dell'orgoglio di parlare il greco e di sentirsi parte di questa eredità culturale è una battaglia che hanno vinto le persone della generazione precedente alla nostra. Nell'area grecanica non hanno imparato il greco dai propri genitori perché i propri genitori pensavano che per dare una chance in più ai propri figli di successo nella vita era meglio non insegnare il greco perché era una lingua arretrata, era considerata una lingua arretrata e quindi meglio parlare l'italiano. Quindi il nostro primo obiettivo probabilmente è quello, cercare finalmente di avere nuovi parlanti, un processo che si era bloccato forse 40 anni fa, quello della trasmissione della lingua ai giovani. Infatti noi abbiamo purtroppo pochissimi parlanti. Quelli che in inglese si chiamerebbero native speakers, i madrelingua. Nel nostro gruppo c'è probabilmente soltanto Maria Olimpia Squillaci che l'ha imparato nella sua famiglia, perché è parlato nella sua famiglia, mentre noi l'abbiamo imparato come seconda, terza o quarta lingua. Certo. Quindi la sfida principale è quella. Quindi, se volete bene a questa lingua e volete scoprire le vostre radici culturali, avvicinatevi e parlate. Certo, allora intanto io continuo a riportarvi un po' i commenti. C'è un commento di Nino perché c'entra con il discorso che stiamo facendo ora, cioè per noi calabresi dovrebbe essere stimolante andare a cercare attraverso i termini dialettali tanti termini di origine greca. Da un po' mi sto dedicando a questo lavoro e ogni giorno scopro delle meraviglie. Poi ci saluta Francesco Malafarina, che ricambio, Pedia iste paramagnice megali, sa Sangalasio, un bacio. Esatto. Allora, pedia è ragazzi, iste paramagnice megali dovrebbe significare state andando alla grande? No. Siete Siete molto molto belli e grandi. Ah, belli e grandi, certo, quasi. Vi megali. abbraccio. Angaliaso e abbraccio, l'abbiamo detto prima, è un bacio, è un bacio, ovviamente. Mia Poi filimia c'è. avrebbe dovuto scrivere, mia filimia in greco, un bacio. E poi c'è Lucy Cat, mi sembra Lucia Catanzariti, che tra l'altro è stata con noi mercoledì scorso assieme a Maura Gigliotti, che abbiamo parlato di Africo, che è un altro tema molto bello e toccante, che scrive Calibra di Aulò. Quindi buonasera a tutti, questo ormai l'ho imparato anch'io. Poi c'è Carmelo Fallea, che saluto, un amico siciliano.
che scrive in greco musichiche. Ah, musichiche glossa, musica e lingua. Un caro saluto al caro Francesco e ai ragazzi del domani. Toma di greco, sperando di poter presto parlare greco e suonare la lira in Calabria. Ecco, Carmelo, per chi non lo sapesse, è un greco siculo e suona anche la lira come me, quindi è un collega, spero anch'io di rivederlo presto. Questa scusami se ti interrompo, questa del greco e della lira, sono un parallelo mi sembra abbastanza interessante, perché anche la lira si stava estinguendo fino a qualche decennio fa, adesso grazie Teniamo a Dio sembra duro. Che... Sembra che si stiano entrambi un pochettino risollevando. Sì, per fortuna sì. Nuovi suonatori, nuovi parlanti. Allora, io direi di... avevamo programmato con voi tre poesie in grecanico, giusto? Direi di andare ad ascoltarne una, la prima di queste. Che dite? Allora, vediamo, non abbiamo scelto un ordine, quindi vado a caso... Vediamo, allora, condividi schermo, vediamo dov'è. Allora, vabbè, dai, iniziamo da Maria Luisa. Maria Luisa ha scelto, vabbè, tanto lo spieghi tu nel video, quindi non devo aggiungere nulla. Ottimo. Ok. Aspettate un attimo perché mi sa che non andava l'audio. Allora, forse io sono il problema sono io. Aspettate un attimo. Scusate, eh. Allora, torniamo indietro. Ecco, condividi audio. Come si dice, mi ero dimenticato? A dismonia. A dismonia, ecco. A dismonia. Allora, rimettiamolo. Eccolo qua. Dragudi, ok. Quello che sto per leggere è un tragudio, un romanzo, un film, una raccolta di studi condotta da Pastore Pellegrini, intitolata Il dialetto greco-calabro di Dova. Calispera, ti leggo, cego pao, mia manachite in assingardia perro, sonido, non ho studiato. Vista cemera, quando sospireggo, e tu nei coni, che ne dismonao, stampe meno, ti stimmenti e gotto perro, in me larga, c'è descero, ti noga pao, in me larga, c'è sena, c'è ci, penseguo. Buonasera ti dico, ed io vado, una sola pena nel cuore porto, nel sonno il tuo nome chiamo forte, notte e giorno, sempre sospiro, questo ritratto non dimenticherò, stampato nella mente, io lo porto. Sono lontano e non so chi amo. Sono lontano da te e là penso. Eccoci tornati. Tra l'altro aggiungo un'altra cosa, se posso. Sì? Nella traduzione di una parola ettuno, ho tradotto con questo. In realtà non è una traduzione molto propria, perché codesto... In italiano si è abbastanza perso, cioè lo si trova nei libri di grammatica ma non lo diciamo mai, quindi mi suonava pedante, non l'ho tradotto. In dialetto c'è chistu doku, si traduce così esattamente, quindi giusto per essere più precisa, perché questa cosa è una precisazione, certo.
Va bene, Eleonora ha perso la connessione. Abbiamo perso Eleonora nel frattempo e spero che possa ritornare, recuperare, se magari aveva qualche problema di connessione. Vabbè, intanto posso chiedervi, magari dal vostro punto di vista, cos'è che vi ha spinto, vi ha incuriosito? Parlavamo all'inizio di curiosità, no? E cercheremo stasera di far nascere, insomma, chi ci segue, chi ci sta seguendo. Ma per voi, com'è stato il vostro avvicinarsi a questa radice? Cominci tu, comincio io? Come vuoi. Prima le donne. Va bene, ok. Allora, dunque, intendi le motivazioni che mi ci hanno spinto? Cioè, cosa ho trovato? Sì, per esempio, come mai hai, per esempio, iniziato a fare la settimana greca, la domanda di greco? Mi dicevi prima di iniziare che la tua prima edizione è stata quella di 2 anni fa, giusto? Nel 2018, esatto, ho iniziato quell'anno. Allora, diciamo che, per spiegare questo c'è bisogno di inserire qualche perla di biografia. allora, io sono nata a Melito di Porto Salvo, i miei genitori sono l'uno di Melito, mia madre invece è di Condofuri. Da piccolissima però mi sono trasferita a Torino perché mio padre aveva iniziato a lavorare lì. Ho mantenuto però il legame con la Calabria tutti gli anni sono sempre scesa, avendo tutti i parenti praticamente giù. Tornavo soltanto, nel mese estivo, cioè ad agosto, e poi d'inverno per le feste. Ad agosto, spesso, nella fascia di Condofuri, Melito, insomma, così, tutte le cose da fare si concentrano a Reggio, che comunque per un ragazzo non patentato è troppo lontano da raggiungere, motivo per cui, spesso ci si ritrova magari ad annoiarsi, soprattutto se non si hanno coetanei, conoscenti, perché vivendo tutto l'anno in un altro luogo non si ha modo di intrattenere delle relazioni. In realtà già qualche anno prima avevo scoperto del Toddomadi, però non mi ero mai lanciata in questa avventura. Soltanto nel 2018 con mia sorella abbiamo deciso di esplorare e di capire di cosa si trattasse, anche perché il greco era già una materia di mio interesse, ma avendolo studiato a scuola, essendo anche abbastanza appassionata, devo dire che sono sempre stata molto, molto ispirata da tutta la cultura legata alla Grecia, al mondo greco. E per cui, niente, siamo arrivate nel 2018 ed è stata una rivelazione, perché da lì ho scoperto un mondo praticamente nascosto in un luogo in cui pensavo non ci fosse assolutamente niente. Anche un luogo poco collegato, perché il problema, secondo me, soprattutto di questa zona, è che ci mancano tanti collegamenti, per cui per me sarebbe stato anche impossibile forse trovare gente da altre parti del mondo in quel posto. Pensavo, come ci arrivano? C'è difficoltà, magari mancano i collegamenti, ecco. Invece, con la volontà di imparare il greco, si arriva anche a prendere un aereo, insomma. E nulla, è stato davvero una rivelazione. Paolo, invece per te? Beh, sono nato in una parte della Calabria che è stata influenzata tantissimo dalla cultura, come la maggior parte della Calabria, se non tutta la Calabria, quindi la domanda da porre magari sarebbe perché no, perché non interessarsi al greco. In realtà io, come molti, sapevo da molto tempo l'esistenza di questa lingua che si andava perdendo. Diciamo che quello che mi ha spinto ad armarmi anche di un po' di tempo libero, che è sempre raro di questi tempi, e investirlo nell'apprendere questa lingua che potremmo definire poco utile, no? Perché l'utilità di una lingua si misura anche con il numero dei parlanti, siccome il numero dei parlanti è molto basso, si misura anche, ma non soltanto, perché poi la ricchezza di canti e racconti. Comunque, quello che mi ha fatto fare il passo decisivo e decidere di iniziare ad apprenderlo è il fatto che io all'epoca vivevo in Inghilterra, ho vissuto in Inghilterra per molto tempo, sono ancora un
emigrato economico, sono spostato per motivi di lavoro, e mi ero reso conto che sapevo parlare fluentemente l'inglese ad un certo punto, ma non sapevo nulla di questa lingua che probabilmente che si parla ancora nella nostra terra, ma che nel posto in cui sono nato magari ancora fino al 400 veniva parlata. E mi sono chiesto, ma non imparando questa lingua, o meglio, non facendo qualcosa per impedire che si perdesse, perdo qualcosa anch'io della mia identità culturale? Mi sono detto sì, effettivamente perdo anche qualcosa di me. Quindi cosa posso fare per aiutare il greco a sopravvivere, imparare a parlarlo anch'io, tra le altre cose? E mi sono avvicinato a questo gruppo di questa associazione culturale, Yalotuvua, che significa Marina di Bova, perché c'era questa iniziativa culturale che si trattava di... era anche una scuola di teatro in parte in greco di Calabria, in parte in greco antico, in parte in italiano, perché all'epoca quello che facevano era inscenare, se non ricordo bene, se fosse il Ciclope. Sì, c'era questo progetto, il Toporpatima di Glossa, che significa il cammino della lingua, che era praticamente l'idea di fare questa rappresentazione teatrale in tre lingue, e, come dire, rappresentare idealmente il percorso di questa lingua dal greco antico al greco di Calabria fino all'italiano. Speriamo che questo percorso non si concluda con la transizione da greco di Calabria a italiano. Però mi aveva interessato tanto questa iniziativa, non tanto per la rappresentazione teatrale in sé, ma per il fatto che c'era effettivamente il tentativo di un gruppo di ragazzi di salvare questa lingua e di utilizzarla anche in un momento di vita culturale che è quello del teatro, ma non solo in quello, perché poi da quel gruppo è partita anche come dire, la necessità e la volontà di voler continuare ad usare il greco il più possibile, e quindi sono nati vari gruppi Facebook, i tantissimi gruppi su WhatsApp in cui quotidianamente ci scriviamo esclusivamente in greco di Calabria. Questa, infatti, Eleonora e Maria Luisa non le ho mai sentite parlare così tanto in italiano, ad esempio. Non devo neanche che sapessero parlare così tanto in italiano, scherzo. Ma l'idea è quella di riportare il greco di Calabria in una dimensione quotidiana, non soltanto quando leggiamo un testo scritto alla fine dell'Ottocento, ma quando leggiamo dei messaggini su WhatsApp o quando li scriviamo. Ad esempio Paolo crea i meme anche. Sì, questa è una cosa che mi fomentato da Maria Olimpia. Questa è una cosa interessante, perché mi interessava combinare l'idea di uno strumento di comunicazione così così moderno, così anche come dire, fatto per il consumo dei contenuti istantaneo che è tipico della nostra quotidianità oggi, con una lingua vecchia di millenni. Questo è uno dei modi per rivitalizzare la lingua. Certo, cercare di utilizzarla nei modi più moderni possibile. E questa è una lingua che, come dire, è anche difficile attualizzare, perché è una lingua che ha un lessico molto un lessico limitato, perché è stata utilizzata da un certo punto in poi principalmente dalle classi meno privilegiate, quindi le parole che usavano erano quelle legate alla quotidianità del loro mondo, che è un mondo che non esiste più, perché la maggior parte dei parlanti di greco di Calabria adesso non fa il pastore. Una delle cose particolari di questa lingua, ad esempio, è che ci sono 50 modi per chiamare le capre, no? Come la lingua Inuit, se non ricordo male, che c'è tanti modi per dire la neve, le varie fasi della neve, nevischio, eccetera, eccetera. I greci di Calabria avevano molto a che fare con le capre, perché erano dei pastori, avevano 50 modi di chiamare le capre, dipendendo
colore del manto, dal tipo di corna, assenza di corna, cose di questo certo, tipo. Perché la loro quotidianità, cioè era quella la loro quotidianità, sì. E quindi la lingua si sviluppava in quel senso, no? Secondo cosa particolare, ciò, siccome erano arroccati sulle montagne, non hanno molti nomi per i pesci. Hanno 50 modi per chiamare le capre, ma uno solo per definire i pesci. Cioè, pesce è tutto quello che sta nel mare. Certo. Infatti, se posso fare una riflessione, per me il greco di Calabria ha anche voluto dire fare proprio una sorta di cambio di paradigma e di modo in cui... anche in cui concepiamo la parola sviluppo e progresso. Cioè... diciamo che il greco di Calabria ha un linguaggio limitato, ha un vocabolario limitato, però in realtà in alcuni campi semantici è estremamente ricco e sono campi semantici di cui io, nonostante abbia una laurea, eccetera, eccetera, non conosco quasi una parola. Quindi anche l'idea di ignoranza che ci portiamo dietro, questo sentimento di inferiorità che spesso purtroppo ci segue noi calabresi, in realtà forse dovremmo vedere da un'altra prospettiva, perché in realtà tutto questo linguaggio, tutto questo sapere che c'è anche dietro la mietitura o il processo nella produzione della seta, dei bachi da seta, in realtà è una ricchezza che dobbiamo a cui dobbiamo dare la giusta dignità, perché in realtà anche i nostri nonni e chi prima di loro erano detentori di un sapere che purtroppo oggi abbiamo anche perso, e quella è cultura tanto quanto un libro di filosofia. Sono modi di vedere la cultura diversi, sicuramente, però di sicuro per me quello che è il greco è proprio anche un modo di vedere in modo più trasparente quanto possiamo essere orgogliosi della nostra dignità di calabresi, anche grazie al greco. Questo non vuol dire che dobbiamo avere dei sentimenti di superiorità perché parliamo greco, però anche essere consapevoli della dignità che abbiamo e che spesso purtroppo ci dimentichiamo per un senso di inferiorità che ci portiamo addosso e che non è giustificato. D'accordissimo, certo. posso dire una cosa riguardo. La cosa bella del greco di Calabria è che, una delle tante cose belle del greco di Calabria è che in qualche modo bilancia cultura tra virgolette alta e cultura tra virgolette bassa, cioè la conoscenza che menzionava Eleonora della cultura del grano, della produzione della seta, che effettivamente era una cosa che possedevano i nostri antenati neanche troppo tempo fa, compenetra con la cultura alta, perché c'è una parte del movimento umanista che è stata, aiutata anche dai greci di Calabria, ne menzioniamo soltanto uno, Leonzio Pilato, nato a Seminara, che è stato maestro di greco di Boccaccio e Petrarca. Cioè, non è soltanto cultura, è anche cultura bassa, è la cultura di una fetta della Calabria, che è quella più meridionale, nel corso dei secoli. Sì, per me è anche un modo di non vedere troppo la differenza tra cultura alta e cultura bassa, sì. Perché comunque stiamo parlando di tipi di culture diverse, sì. E anche un po' staccarci da questa mente colonialista e per cui tutto ciò che viene da fuori della Calabria è positivo e quello che abbiamo noi in qualche modo gli manca qualcosa. Esatto. Tra l'altro andiamo bene così come siamo. Leggevo in un libro in cui praticamente una scrittrice raccolse delle opinioni, relative al modo di raccontare la Calabria, no? Intervistando più scrittori, e se non sbaglio uno scrittore si chiamava di cognome Fortunato, non ricordo Carmelo Fortunato o Saverio Fortunato, devo approfondire, non mi ricordo più, comunque definiva il suo rapporto con la Calabria come molto limitato, il suo andare a trovare i suoi familiari e niente di più, perché sosteneva che la Calabria fosse, ovviamente lui era un uomo della sua generazione, quindi va anche compreso,
sosteneva appunto che la Calabria non fosse per lui un limite, perché non gli permetteva di vedere, diciamo, di ampliare i suoi orizzonti e di essere in un certo senso un uomo più internazionale, lui usava questa parola. Ed è un commento che a me ha colpito un sacco nel leggerlo, perché io ho visto nel tuo domani greco, nell'esperienza, diciamo, legata al greco di Calabria, tutt'altro. Il greco davvero amplia le vedute e permette anche di andare oltre e di vedere nella Calabria la ricchezza, non vederla fuori. Non so se mi sono spiegata, cioè... Molte persone vengono anche da fuori perché riescono ad apprezzare il valore di una lingua simile e vedono la ricchezza dove invece molti non la vedono dove non vedono soprattutto opportunità. L'opportunità sta nella Calabria, sta anche in quella fetta di cultura di cui appunto in cui risiedono sia in cultura bassa che alta, insomma. Sì, diciamo che allora, il mio parere è che spesso il concetto proprio di cultura è travisato e usato a sproposito in tutti i modi. E aggiungo che il vostro agire, la vostra missione, che è veramente ciclopica, è uno di quei modi, secondo me, per capire bene il concetto di cultura. Come dicevate già voi, non c'è né alto né basso, la cultura è una cosa che appartiene all'uomo, infatti è l'antropologia culturale che definisce parte proprio dal concetto di cultura e anche quindi dal punto di vista quindi didattico è importante. Tra l'altro antropologia, didattica, sono tutte anche queste parole greche, no? Antropos, logia, didatticos. Va bene, andiamo alla seconda poesia. Così smorziamo un po' la discussione e ascoltiamo un po' il suono del greco. Che dite? Mamma. Allora, io passerei alla poesia di... Allora, qui abbiamo il Glossa Muglicia, che è la poesia che ci ha proposto Selene, che salutiamo. Allora, però dobbiamo rifare lo stesso errore di prima. Eccolo qua, a voi, il Glossa Muglicia. Vicino. Oggi vi leggo una poesia di Francesca Tripodi, da Corio di Rovudi, tratta da Tocumo Stingardia, Paracali Matizzoi, pagina 58. La poesia si intitola I Glossa Muglicia. La lingua mia dolce. Non ne pao, immo fuori meni, metto pastrano ti glossamo, ti mutiligi, ti aviata. Ora ti esito il sogno, venguno spiegata. I suoi spichiti di chimucardia, o glossa mugicia, diomatica pisia. Mue crasci seviata, nastasome sesu, nazio me ismia. E su, mucani se sinerti, o lo di cumu, ce mue crasci se to di condo ema, chimeno sto di comma cuma. Punnane immo, cunno tifonissu timucrazi, ce go, meoli tingardia, iomatica rapia. Su lego viata manè. Dessu Africa manachi, su ferro viata ancoddu, ste vranghemu, isso viata zondaria. Ovunque io vada, sono vestita, col pastrano della mia lingua, che mi avvolge di continuo. Nonostante ci sia la neve, non sento freddo. Sei l'anima del mio cuore, o mia dolce lingua, colma di affetto. Mi chiami sempre a stare con te, per vivere assieme, e mi riporti alla mente tutti i miei cari, e richiami il loro sangue, versato sulla nostra terra. Ovunque io sia, sento la tua voce che mi chiama, ed io, col cuore colmo di gioia, ti dico sempre sì. Non ti ho lasciata sola, ti porto sempre addosso, tra le mie braccia sei sempre viva. Grazie sempre per questa... per questo contributo. Intanto un commento di nuovo di Lucia: ciò che da qualche anno stanno facendo i ragazzi del Totoma di Greco è davvero encomiabile, con estrema naturalezza, confermo anch'io, nonostante i sacrifici stanno facendo moltissimo per salvare la lingua, sono fantastici, bisognerebbe clonarli o quantomeno aiutarli il più possibile. Sicuramente aiutarli sì, sul clonare non lo so, però sicuramente sì, aiutare. Contribuire.
Allora, volevo fare la stessa domanda che ho fatto a Maria Luisa, a Paolo, anche a Eleonora. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questi suoni? Ecco, riassumiamo così questa domanda. Devi mettere, devi azionare il microfono? No? Ok. Paolo, se li sei una polovisa e tu? E poi lo ha già, ecco. Ah, le fame delle case. E se ne ha rotto. Ok. Allora, ci sono tanti motivi. Io devo fare coming out. Sono nata a Bologna. E i miei si sono trasferiti dopo il matrimonio, quindi io sono un esemplare di bolobrese, bolognese calabrese. E forse anche per questo mi sento così tanto legata al sud, sia perché, lo devo ammettere, magari vedo le cose con una sorta di patina idealizzatrice, quindi di questo ne sono consapevole. Allo stesso momento, avendo avuto un assaggio sia della mia esperienza a Bologna, sia della mia esperienza poi a Bova Marina e a Bova, che sono originari miei, diciamo che ho avuto modo di vedere appunto entrambe le realtà e avere una finestra su entrambe le esperienze, che mi hanno anche fatto capire il valore di quello che era per me la vita giù. Quindi sono estremamente legata alla Calabria, alla mia esperienza calabrese, perché per me ha sempre significato, è sempre stata una parentesi estremamente felice. E io sin da piccola ho sempre chiesto ai miei di trasferirsi giù, di tornare a stare giù, e i miei genitori sono anche loro molto molto legati, quindi comunque in casa mia si parla dialetto calabrese, dialetto tra virgolette sempre, e mio papà suona l'organetto, io ho preso piano piano a suonicare l'organetto e il tamburello, a cantare, mia nonna Adele canta anche, lei si ricorda tutte le canzoni che le cantavano tutti i suoi spasimanti. E mentre mia nonna Mela invece, l'altra nonna, parlicchia un po' di greco. Il fatto è che lei ha imparato il greco tramite la sua nonna, perché i suoi genitori non volevano assolutamente che lei imparasse il greco. Quindi mia nonna e la sua nonna, quindi la mia trisnonna, si nascondevano quando andavano a giocare, nascondevano dietro i cespugli e imparava in questo modo il greco. Quindi questo mi ha sempre toccato molto. E poi anche mia zia Mimma, lei cantava in un gruppo, nel gruppo che si chiamava Delia, e insieme a Tito Squillaci, lei cantava, ha musicato anche alcune canzoni. Quindi in realtà ci sono in qualche modo cresciuta, è una cosa che mi sento molto dentro. E poi appunto, sentendo anche parlare il dialetto calabrese sempre, parlandolo anch'io, ogni tanto ci sono quelle parole che si illuminano di greco, che le senti e dici no, questa qua non è romanzo, questo è greco. Ad esempio ho in mente, non so, una scena che è successa qualche anno fa, ero in cucina, nella mia cucina di Bologna, a casa dei miei genitori, e mia mamma ha chiesto a mio papà di prendere le melanzane per fare la parmigiana. E mio papà giustamente non le trovava, perché figurati, mamma aveva messo tutto a posto, mio papà non riesceva a mi trova. E quindi mi ha detto, Terry, ma onde sono i molingiani, quali pigli, quali prendo? E mia mamma gli ha risposto, quelli più proscheri, quelli più proscheri. E io tipo sono rimasta, mi ricordo che stavo studiando, stavo preparando un esame, tipo c'è tutto il mondo attorno a me si è congelato, ho chiesto, mamma, che cosa hai detto, proscheri, cosa vuol dire proscheri? E lei dice, ma vuol dire vicino, vicino. Mi sono messa a pensare, poi ho chiamato Maria Olimpia, e Maria Olimpia che è una parlante madrelingua, e ho chiesto, Oli, ma proscheri, mi suona il greco, che vuol dire? E lei mi ha fatto, Eleonora, ragionaci, come si dice mano in greco? Socheri, quindi proscheri, vicino alla mano. Quindi mia mamma e mio papà parlavano greco, ma così come parliamo tutti, senza saperlo. Mia nonna Mela dice sempre, tipo, figlia mia, andiamo piano piano, cavolo, piano piano come a stracotta. Vado piano piano come la tartaruga. Stracotta in greco è tartaruga. E così sono innumerevoli parole. Con i miei amici
delle tarantelle ormai mi odiano, perché ogni volta che parliamo su Messenger, che parliamo in dialetto, ogni volta devo fermarmi, aspetta, cos'è che hai detto? Ma lo sai che questo è greco? E gli annunci, secondo me te le inventi, no, ma è vero. E finisce un po' come il film Mio grosso grasso matrimonio greco, che il nonno di ogni parola dice, quello sai che questo viene dal greco, significa... Sì, sì, come kimono, che deriva dal greco kimona, che vuol dire inverno, no? Va bene. Allora, ho altre domande per voi. Posso aggiungere una cosa a questo discorso qui? Come dire, la comunanza tra queste due lingue, che sono il dialetto romanzo e il greco, anche quello moderno, ma soprattutto il greco di Calabria, non è ovviamente casuale, perché queste due lingue sono vissute l'una accanto all'altra per tanti secoli, man mano che l'area ellenofona si restringeva sempre più. E magari ne avete parlato in altre occasioni, a Suonati Vicino, ma come dire, per trovare il greco nel nostro dialetto, non bisogna soltanto guardare al lessico, cioè non serve soltanto guardare al lessico, ma anche le strutture sintattiche sono molto 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 simili. Cioè, per un calabrese meridionale, parlare greco di Calabria significa grosso modo sostituire, prendere l'impalcatura sintattica, togliere i termini romanzi e metterci delle parole diverse. Però il modo di pensare che è quello che costruisce la struttura sintattica delle frasi che diciamo, è esattamente quello in larga parte. Lei diceva, come diceva tuo Wagen, non riesci, mi trova. Quarendaio mi piglio. Quarendaio mi piglio. Io direi quarendaio piglio. Varianti del romanzo che si parlano nel Regino. Ma questa è una costruzione che in italiano non... Quale devo prendere? Si usa un infinito. Mentre nella costruzione romanza, dell'elettromanzo che parliamo, si usa un tempo finito. La stessa cosa in greco, quale devo l'esempio, non mi fido mi viu, non riesco a vederle. Non riesco che io le vedo, non riesco che io le vedo. C'è una costruzione che passa dall'infinito dell'italiano al finito del romanzo, ed è la stessa cosa nel greco di Calabria e nel neogreco. Queste sono strutture sintattiche che ci vengono naturalissime e che ci rendono relativamente facile parlare greco di Calabria. Quindi, se volete impararlo e siete calabresi meridionali, siete avvantaggiati. Basta poco, minimo sforzo, massimo rendimento. Sì, infatti una frase bellissima che diceva Rolf è che il dialetto, passatemi sempre il termine, calabrese è argilla greca e vernice latina. Quindi c'è una struttura grammaticale greca, però con una, insomma, mascherata da varietà romanza. Certo, perché poi vabbè, se andiamo a ritroso nella storia, vediamo insomma che la traccia è sempre quella, no? Prima quella del periodo classico, poi quella del periodo bizantino, poi nonostante no, l'arrivo prima dei normanni, poi comunque anche del passaggio da rito greco a rito latino, nonostante tutto questo comunque rimane quella traccia di argilla con sopra la passata latinizzata, no? Abbiamo una scorzatura, vero? Un po', vabbè, un'altra cosa rilevante che mi sta venendo in mente adesso è per esempio il suffisso, cioè per i paesi, no? Per dire, per esempio, anche io sono di San Vito, per dire in dialetto sambitese dico Santo Vitoto, no? Ah, ma è una cosa comune a tanti paesi, sì, no? Anche non solo reggini. Va bene, allora andiamo all'ultima poesia, così poi ho un'altra domanda da farvi e andiamo verso la chiusura, perché siamo già arrivati a un'oretta circa. L'ultima poesia è di Eleonora, che ci ha regalato Eleonora, e allora una precisazione: siccome questi video sono stati, ce li hanno inviati qualche settimana fa, prima dell'ultimo DPCM che ci permetteva in qualche modo di uscire. Allora, alla fine Eleonora dice state a casa, dice anche in greco,
E ovviamente non è più valido, o quantomeno vabbè, insomma. Allora andiamo con il video di Leonora. Arriva. Ok. Hola. Buonasera. Io sono Leonora Petrulli e per questa lettura alla finestra vi vorrei leggere una poesia in greco calabro di Salvino Nucera, tratta dal suo libro Agapauna Graspo. E ho scelto questa poesia in particolare che si chiama E dieti to fengari, ovvero è spuntata la luna, pensando un po' a tutti coloro che in questo momento vorrebbero essere vicini alle persone care, siano esse amici, congiunti e affetti più o meno stabili. E la poesia si intitola appunto E dieti to fengari, è spuntata la luna. Arte yammena e dieti to fengari, tartammiasu e nanginurio fanali, potamome pascu, amaddia sumatria, gugus e tafi, notun divradia, petai spitimmu, petai fantasia, naivri tendichissu, ma jenastu mia, ismia, sonno petai sticharapia, e qui a panu, tu igius in angalia, apospe, tundo tragudi, meli glicio, scepazzi ticcardiamo, topricio. Assunnai, tinagapi crimmeni, tofengari macreti, ismia, demeni. È spuntata la luna. Oggi per me è spuntata la luna. Dentro gli occhi tuoi una luce nuova. I tuoi lunghi capelli, fiume di seta, sembrano dorati in questa serata. Vola l'anima mia, vola la fantasia alla ricerca della tua, per diventare una. Insieme potranno volare nella gioia lassù, nelle braccia del sole. Stasera questo canto, dolce miele, copre le amarezze del mio cuore. Risveglia l'amore nascosto. La luna ci tiene legati insieme. Cristo, grazie. E il mio augurio è state calà, stiate bene e nastassume sto spiti. Rimaniamo a casa. Eccoci tornati. Nastassume sto spiti. Vero Leonora? Esatto. Beh, adesso possiamo uscire, ma con attenzione. Yeah. Va bene. Vuoi parlarci un po' di Eleonora, di Agapauna Graspo e di Salvino Nucera, che so che ci tieni tanto? Sì, in realtà, insomma, un po' tutti noi ragazzi della settimana greca, così come dell'associazione Yalotuvua, siamo molto legati ai parlanti, che sono poi i nostri primi insegnanti, i nostri primi maestri. Di lingua così come di cultura. Uno di questi è appunto Salvino Nucera, che è appunto un poeta greco-calabro, ha scritto tantissime poesie, bellissimi libri, a cui siamo tutti veramente molto affezionati. Salvino viene anche spesso insieme a Mimmo Nucera, a Milinari, durante la settimana greca, ai nostri workshop, sia a insegnare sia a supportarci. Sono veramente, veramente persone per cui nutriamo tantissimo affetto, oltre che tantissima stima dal punto di vista linguistico sicuramente, ma sono prima di tutto persone a cui vogliamo veramente molto bene. Un'altra domanda da farvi, decidete voi chi vuole rispondere. So che ho visto un po' online qualche video, insomma, ho visto Freedom continuare un po' l'attività che di solito fate, diciamo, durante l'anno. Come vi state comportando in questo periodo di distanziamento sociale? Ah, direi che siamo abbastanza preparati in materia perché siamo distanziati non socialmente ma fisicamente per gran parte dell'anno, perché in sostanza ci vediamo soltanto di persona, soltanto al Toddoma di Greco in poche altre occasioni, perché viviamo tutti in posti diversi
dell'Europa addirittura, non soltanto dell'Italia. Quindi per quanto riguarda il sopravvivere in periodi in cui non ci si può socialmente e fisicamente incontrare, siamo attrezzati, abbastanza preparati, sì. Quindi, abbiamo le nostre chat su WhatsApp in cui scriviamo cose serie e meno serie quotidianamente, forse anche troppi messaggi, ragazzi, dobbiamo un attimino. continuiamo a imparare. Okay, facciamo lezioni su Zoom come anche gli scolari di oggi, gli universitari di oggi devono fare per ovvi motivi, noi lo facciamo già da prima. Certo, ma per quanto riguarda sempre la didattica, per chi ancora non lo sapesse, qualcuno di voi vuole dire un po' come siete organizzati, dove siete fisicamente questa volta presenti a fare anche durante l'anno, no, le lezioni? Allora, la cosa principale è la settimana greca d'estate, a cui consiglio tutti di assolutamente di venire. Ed è una settimana che facciamo solitamente ad agosto, se Dio vuole anche quest'anno, vedremo. Ed è una scuola intensiva di 7 giorni, appunto. Poi durante l'anno, in realtà, anche grazie al crowdfunding che abbiamo messo in piedi l'anno scorso, abbiamo Pandalemo Brancati, Fridon Pentimalli e Francesco Ventura, che fanno lezioni un po' in tutto il territorio, sia a Reggio Calabria, che anche a Condofuri e anche a Bova. Comunque siamo veramente sempre, scusate, mi viene in francese perché in questo momento sono in Francia, quindi tra francese e greco faccio un po' fatica, però siamo veramente dei vulcani di idee, ogni giorno c'è in mente qualcosa di nuovo da fare, quindi in realtà non escludo che possano nascere anche altri progetti e anche altre idee didattiche. E per il futuro, dopo la pandemia? Allora, c'è qualcosa già in cantiere o... Sì, in realtà sì, ma non vogliamo fare troppi spoiler. Bene, comunque quello che possiamo dire quello che possiamo dire è che negli anni scorsi abbiamo fatto un progetto meraviglioso che si chiama Calling, che ci ha permesso di andare in altri posti del mondo, addirittura fino agli Stati Uniti, e conoscere anche altre minoranze. E il frutto di questo lavoro dovrebbe uscire a breve. E quindi se seguite la nostra pagina Facebook, Todoma di Greco, dovrebbe appunto uscire presto queste cose qua. Poi veramente ogni giorno ci escono fuori idee nuove. L'altro giorno abbiamo pensato a fare un video musicale, e su un testo ideato da Martina Nucera sulla Ela Mukonda, e speriamo anche questo di realizzarlo. E poi ovviamente adesso siamo attrezzati con le videochiamate, con le video lezioni, che per adesso sono limitate perché ovviamente noi siamo volontari, quindi dipende anche un po' dalle nostre disponibilità temporali. Però sì, l'intenzione è quella. A noi piacerebbe che queste lezioni di greco, che questa scuola di greco sia permanente, che noi possiamo tornare a parlare greco di Calabria nei posti in cui risuonava una volta in modo quotidiano, e quello è un po' il nostro obiettivo. Per fare questo siamo consapevoli che una settimana di workshop intensivo all'anno non è sufficiente, e per questo il nostro obiettivo sarebbe quello di fare veramente lezioni permanenti, stabili in tutto il territorio della Magna Grecia, o almeno del greco di Calabria. Della Buvesia, magari, iniziando da lì dove ancora c'è gente che lo parla nativamente. Due curiosità. Allora, una viene da un commento di Anna che scrive: mia nonna diceva gracio moli per indicare le albicocche. Ha una qualche correlazione col greco? Buona domanda. Dovremmo credere. Grazie amore. Allora, lo chiediamo agli esperti, lo chiediamo anche a Salvino Nucera, e poi faremo sapere. Ok, un'altra curiosità invece con i greci e quindi col greco moderno, che rapporto c'è oggi? Rapporti cordiali, vorrei dire, no scherzo. Penso che la domanda sia
per quanto riguarda l'intercomprensibilità tra le due lingue. Ovviamente siamo molto entusiasti ogni volta che incontriamo, tra l'altro ci sono molti un discreto numero di greci che vengono dalla Grecia per imparare il greco di Calabria, il problema di greco, che è una cosa molto, molto interessante. Loro che parlano una lingua parlata da 10 milioni di abitanti vengono ad imparare una lingua che si sta perdendo, parlata da un centinaio di persone. Questo è molto... Sì, tra l'altro io, scusami, noto la stessa, mi è capitato parlando invece della lira, incontrando diciamo colleghi oltre lo Ionio, e c'è sempre come dire, noto la stessa curiosità che di cui stavi parlando tu, cioè il fatto di percepire la lingua o la lira, anche uno strumento musicale in questo caso, come una cosa vicina, come una cosa appartenente alla stessa radice, no? Quindi scatta proprio quella curiosità. E, come dire, questa da dove salta fuori, no? Per dire, cioè, si conoscono, come dicevate anche voi, si conoscono i legami, no? Tra Magna Grecia, cioè tra il mondo bizantino, insomma, tra Grecia, isole greche e tutte le aree dell'ex Magna Grecia. Però poi quando vedi, quando ti ritrovi davanti, no? un suono, quindi una parola, oppure un suono fatto da uno strumento, e vedi anche lo strumento, dici cavolo, cioè ti scatta, no? Quella cosa di riconoscimento, ma non sì, riconoscimento anche come ringraziamento, ma anche come riconoscimento proprio culturale cioè sulla stessa linea, sulla stessa appunto radice, viene da dire proprio quello. Sì, probabilmente, come dire, la lingua è soltanto il sintomo più evidente di questa comunione culturale che insomma coinvolge gran parte del meridione d'Italia, la penisola, i Balcani meridionali e anche insomma l'Anatolia. A me, ogni volta che incontro un greco devo sento il bisogno irrefrenabile di dire: ma lo sai che si parla greco anche da noi? E cercare di parlare con loro in greco di Calabria per vedere quanto riescono a capire di quello che io dico. Molto spesso capiscono quasi tutto. La cosa più difficile magari è capire il greco moderno, per noi è un po' più difficile rispetto che loro capire il greco di Calabria. No, ma si nota, a me viene in mente un esempio, una mia collega, io per un periodo ho vissuto a Middlesbrough, c'è mia collega che era vicina di scrivania, che veniva dalla Grecia, ed ero curioso di capire quante delle cose che sono magari imperscrutabili per gli altri italiani lei riuscisse a capire. Cioè il fatto di dire no brevemente alzando la testa è una cosa che magari in altre parti d'Italia non capiscono. Quando interrogandola le ho detto: ma secondo te questo che significa? E lei mi ha detto: facile. Significa no, questo è sì, il contrario è no. Come dire, ci sono tanti aspetti, certo, della cultura che condividiamo. La lingua non è l'unico, ma probabilmente il più evidente. Quindi cerchiamo, certo, di salvarlo. Quindi, e anche il più profondo, direi. Sì, anche il più profondo, perché è quello con cui si comunicano le emozioni. Eh sì. Va bene, ragazzi, allora io chiudo con l'ultimo commento di Angela Cimino, che dice: complimenti di cuore a questi ragazzi per il precisissimo lavoro che svolgono e per il meraviglioso entusiasmo con cui lo fanno. Non so come si dica in greco di Calabria, ma in latino si direbbe ad maiora. Grazie, Angela. Va bene, ragazzi, io direi di chiudere qui perché abbiamo superato l'ora. E poi, se vuoi, se c'è tempo, c'è una poesia, sì? Bonus. Siccome so che avete fatto una puntata su Ignazio Buttitta, sì. Tempo fa avevamo, per la giornata internazionale della lingua greca, avevamo tradotto una poesia di Buttitta in greco di Calabria. Se vuoi, mi cimento a leggertela. Ma sicuro, vai, questa è una chicca, come si dice a Roma.
Vado. La poesia si chiama Un popolo. La leggo in prima in greco di Calabria e poi provo a tradurla in dialetto, non in italiano, dialetto romanzo. Desere tu Christianum et ingatina, in nose tetu, udue tetu to stoma, acomiene polimeni, uale tetu tindulia, da documenti, timbuffetta putrovu, to crevatti puciumonde, acomiene plusi, i cristiani, iennon de gazzugna gestochi, santo clefu tinglossa tongoneu. E ne cammeni a panda. Provo a tradurla nel dialetto romanzo che parlo io. Vediamo se si capisce, probabilmente sì. Nu popolo, mentite lo agatina, spugliatelo, bullateci la bucca è ancora libero. Cacciate in su lavoro, un passaporto, alla tavola onde mangia, un letto onde dormi, è ancora ricco. Nu popolo diventa povero e servo quando ci roba una lingua che parlavano i genitori. È perduto per sempre. Paolo, grazie mille, perché a parte che non me l'aspettavo questa bellissima versione di una poesia di Buttitta, è veramente bello e dà ancora più senso a quello che Buttitta voleva trasmettere con questa poesia. Quindi grazie. Grazie a te. Bene, allora direi che così possiamo, come dire, con i fuochi d'artificio chiudere questa puntata. E ringrazio Maria Luisa Nocera, Paolo Serafino, Eleonora Petrulli e ovviamente io e tutti sono andati vicino a Libreria Non ci resta che leggere, salutiamo tutti i ragazzi che organizzano, che lavorano appunto per questa appunto ciclopica impresa. È veramente è un lavoro grande che state facendo, quindi grazie, quindi vi salutiamo tutti e saluto ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito finora e vi do appuntamento a settimana prossima. Grazie ragazzi. Cala pramata. State calati.